utilizzare, cioè è un mercato, è un mondo completamente diverso, è un mercato completamente diverso, è un'industria completamente diversa. In questo contesto chi prova a fare del cinema, e c'è chi lo fa, fa anche delle cose discrete, penso che vada in, io penso che mio padre avrebbe molto incoraggiato, avrebbe molto incoraggiato di fare cinema oggi, i produttori italiani, perché non sono passacarte, neanche un po', era dei passacarte, è finita Marco, l'era dei passacarte era durante l'epoca di mio padre e poco dopo, in un momento in cui non ci fu, per un po' di tempo, un ricambio, è una cosa di cui parlavamo con mio amico la casa, ci sono stati degli anni terribili di vuoto totale, cambio sia creativo che produttivo. In quegli anni lì germinavano tutti i passacarte, quelli erano gli anni che mio padre aveva deciso di non produrre neanche, perché l'industria, perché il mondo stava cambiando, perché l'industria non c'era più. Addirittura uno come lui aveva detto di fronte a questo mi fermo. Poi cambiò idea con appunto il progetto di Controllo Domenico della Borsa di Innocente, fu l'ultimo film che produsse. Quello che gli anni sono stati gli anni più bassi, la lancia più bassa che ha toccato la nostra cinematografia. Da quegli anni lì in poi, piano piano, è iniziata una ripresa di idee, di talento, insomma, siamo lì, non c'è da fare piano piano, molto piano, dei film. Noi non abbiamo più i nomi che c'erano una volta, non c'è stato più, non c'è più Fellini, Antonioni, eccetera, però quelli del cinema non è neanche solo Fellini, Antonioni, cinema, poi è andato avanti con altri registi che sono fatti comunque riconoscere all'estero, che in questo momento fanno sì che il nostro cinema comunque abbia ripreso considerazione anche all'estero. Non si può fare assolutamente un paragone con anni in cui tu giustamente alla fine hai detto era completamente diverso, non c'è l'offerta, era inferiore alla domanda, qui c'è un senti che ci insegna, che rende con che è il caso, la cosiddetta cosa, e quella una legge, se l'offerta è inferiore alla domanda, l'offerta fa quello che vende, quello che vuole, se l'offerta è maggiore alla domanda si soffre. Questo è quello che sta succedendo, che succede da tanti anni. Allora c'erano cioè, solo i cinema chiedevano i film ai produttori, è un po' diverso, capito? Quindi questo lo dico per spezzare la lancia di fronte alle scuole, indegnamente anch'io che provo a fare questo mestiere oggi, qualche soddisfazione che non la sono anche presa, ho preso tante badoste e tanti bagni, cioè, so che cosa vuol dire farlo. Quindi insomma una piccola cosa, io non voglio demonizzare niente, io mi fermo a fotografare un effetto. Nel periodo in cui si operava, anche prima, in Italia si facevano da 300 a 350 film l'anno. È chiaro che questi non erano tutti film d'autore o film da mettere sui cristalli o che avrebbero fatto la storia del cinema. Facevano quella che chiamano industria, che per me non c'è mai stata in Italia, l'industria cinematografica, perché siamo appunto di quella generazione di neorealismo, e la straordinaria capacità inventiva degli italiani ci ha sempre tenuto in casa, ma non è mai stata un'industria, l'industria è quella americana. Allora, in quei 300-350 film c'era una pluralità di temi, per cui il pubblico aveva un'offerta che andava da Pierino ai grandi autori, Rossi. Questo è la cosa, ed è per questo che insisto ancora una volta nel dire che Franco Cristaldi ha capito che il cinema, quello che contava, era la fabbrica del prodotto. Poi che ci sia stata una funzione adesso, e nell'ordine delle cose, cioè, la storia è piena di altri casi, no? Adesso siamo certamente sul passo, ma abbiamo fatto dei film insieme, ti ringrazio sempre, abbiamo fatto Sauro, abbiamo fatto Cecilia Costoni, voglio dire, film appunto... No, questo io stavo per dire, appunto, Massimo ha prodotto questi due film bellissimi Piazza dei Cassatori, che sono assolutamente, fanno parte del cinema italiano migliore che si fa oggi. Assolutamente sì, però vedi, li citiamo come delle cose che abbiamo. Poi certo ci sono anche altri film, attenzione, ci sono anche altri film. Il problema è che oggi un autore che vuol fare un film, adesso, al di là dei miei intrinseci della storia, ci mette mediamente una
discapito di una potenzialità che, continuo a dire, rimane schiacciata. Cioè, noi in Italia siamo innati un tappeto di molle schiacciate, e se potessero strizzare, se avessero la possibilità di strizzare, probabilmente i film di cui noi giustamente ci vantiamo di aver fatto, magari sarebbero di più. Questo è adesso chiaro che le cause possono essere tantissime, possiamo stare qui a parlarne per ore e non arrivare a capo, però ci ribadisco, mi limito a fotografare una lettera.